Giunta l'ora della processione per condurre il crocifisso nella chiesa madre del paese, dove resterà esposto sull'altare maggiore per 8 giorni. I villafratesi si raccolgono davanti alla chiesetta del Santissimo Crocifisso e aspettano l'uscita del simulacro. Gli organizzatori danno disposizioni, i portatori hanno indossato la loro maglietta bianca e la fascia porpora e sono pronti a caricarsi sulle spalle la loro parte di fardello. Tutto è pronto. La banda intona un inno, il simulacro varca la soglia ed è sul sagrato. Poco più distante tuonano le castagnole mentre le campane suonano a festa. La processione comincia a sfilare. La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Nella notte di Pasqua il cielo acceso rappresenta il segno del Cristo risorto, luce vera del mondo. E ancora la luce regna nel buio di questa prima notte della festa del Santissimo Crocifisso. Ad aprire il corteo sono i tamburi, seguiti da 2 lunghe ali di fedeli che portano lunghi ceri accesi. In molti camminano a piedi scalzi per tutto il percorso, è un modo per dimostrare la grande devozione per il crocifisso. La processione attraversa lentamente l'intero paese. Il silenzio è rotto soltanto dalle preghiere, dalle marce della banda e dai rulli quasi incessanti dei tamburi. Mentre la processione prosegue lungo il suo percorso, sul sagrato della Chiesa Madre c'è aria di attesa. Ecco che giunge da lontano il suono dei tamburi che si fa sempre più forte fino a diventare quasi assordante. I primi fedeli giungono in chiesa e cercano un angolino per riposarsi un po'. Arrivano sul sagrato gli stendardi delle congregazioni e dopo pochi minuti arriva anche la vara, accolta dal suono delle campane. I portatori esausti stendono le mani verso la croce e le ritirano poi baciandole. Intanto in cielo è uno scintillio di colori. Il simulacro viene sganciato dal suo alloggiamento sulla vara e viene affidato al presidente della festa e al capovara, che lo conducono fin dentro la chiesa e poi sull'altare, in mezzo a centinaia di mani tese che cercano di sfiorare la statua del crocifisso. Il Cristo viene issato sull'altare maggiore. È già tardi, ma la chiesa è ancora gremita di fedeli. Don Guglielmo Bivona apre il tabernacolo e pone sull'altare l'apisside. Il simulacro del crocifisso, infatti, è una rappresentazione figurativa del Cristo, mentre le ostie consacrate sono il vero corpo di Cristo. Gloria allo Spirito Santo. Questa prima giornata di festeggiamenti si conclude con un concerto in piazza. A cantare sono i teppisti dei sogni.
cosa non va, così non va, dici che vive con le mie canzoni, dici che ha fatto già tanti milioni, ma il sole non l'ho visto mai spuntare. È giunto il sabato e ancora una volta sono l'alborata, il suono delle campane, il rullo dei tamburi e la banda a svegliare i villafratesi. La messa mattutina oggi si celebra nella chiesa madre, il crocifisso è stato innalzato sopra l'altare maggiore e sovrasta il coro. Dietro al simulacro è stato sistemato un grande drappo porpora che esalta la maestosità del crocifisso. Nonostante sia un giorno feriale, i fedeli accorrono numerosi a seguire la celebrazione. Il presidente dei festeggiamenti e alcuni componenti dell'associazione Villafrati Fest Art partecipano alla messa, mentre altri sono impegnati ad organizzare gli eventi della giornata. Il calendario prevede infatti per oggi il concerto in piazza di Neck. Finita la messa, i villafratesi restano sul sagrato della chiesa, dove la banda musicale Vincenzo Bellini di Villafrati si esibisce in un piccolo concerto. È giunta anche l'ora di aggiornare l'annuario della festa del Crocifisso, il grande libro rilegato in pelle dove sono incisi i nomi di chi, negli anni, ha organizzato i festeggiamenti. Ogni anno, almeno una volta all'anno, ci dobbiamo riunire tutti e mangiare insieme. Anche questa mattina si conclude con lo sparo di Castagnole, questa volta lungo Corso San Marco, che ancora oggi rappresenta l'asse viario principale del paese. Il pomeriggio scorre tranquillo, ma c'è già chi pensa a prepararsi agli eventi della domenica.
All'interno di un garage si aprono i sacchi d'avena che serviranno a riempire le bisacce dei muli per la tradizionale sfilata delle bardature. Quando la festa del crocifisso era ai suoi albori, le bisacce venivano riempite di frumento e quel frumento veniva usato per racimolare i soldi che servivano ad organizzare gli eventi. Oggi la tradizione ha soltanto un valore simbolico, ma ancora suggestivo. Questo è un coraggione, se ci mette nella coda questo. Come si chiama? Coraggione, se ci mette nella coda dell'animale. Questo cos'è? Questi in realtà sono per ogni animale, se ce ne mettono due nella parte della corriera. Da un grande baule vengono tirate fuori le bardature fatte di briglie e campanacci, si riempiono le bisacce che vengono poi legate dalle mani esperte dei più anziani e messe da parte. Domani dovranno essere caricate sui muli. Sì, tutto qua. Bastava stare a cercare. Si manterra con che poco si scopa. Sempre. Tu prepara. La finiamo una e poi magari facciamo quello con mio padre pure. Sì, ma siamo. No, no. Per tenersi sicuro, perché sennò hanno si usano molto male. Dopo aver controllato bisacce, briglie e campanacci è tutto pronto e si può tornare a godersi la festa. Tuo fratello dice, ossia come una pietra, un godiere. Sì, aspetta che vengo lì. Pure questa ora ci va a mettere ancora. L'altro lato. Sì, sì. E qua, sta buona. Va bene. A sta banna Mariano. Nonostante la pioggia, la banda non ha rinunciato al suo tradizionale concerto in piazza e neanche i Villafratesi, seppur con l'ombrello in mano, hanno rinunciato ad ascoltare i pezzi classici proposti dal complesso bandistico. Ma mentre il concerto continua in piazza, nella chiesa madre il parroco espone sull'altare la teca che contiene la spina santa, ovvero una delle spine della corona posta sul capo di Gesù prima che fosse crocifisso. Adesso è nell'ora della nostra morte. Fedeli restano in preghiera per qualche ora recitando il rosario. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Finalmente è arrivato il momento più atteso dai giovani del paese, il concerto di NEC. Un evento che richiama a Villafrati numerosi fans dai comuni limitrofi. Siamo qui in Sicilia per chiudere la tournée di quest'anno.
La giornata si conclude con gli spettacolari giochi pirotecnici a suon di musica.